Vent'anni all'insegna della solidarietà, quelli festeggiati dal Babbo Natale ai Carabinieri, il tradizionale appuntamento organizzato da Carla Panzino, presidente Adri Cesta, e dai suoi volontari all'ospedale Santo Spirito di Pescara. Due ospiti d'eccezione, l'attrice soubrette Valeria Marini e Maurice Perez, campione del mondo della nazionale italiana di pallanuoto. A indossare i panni del Babbo Natale ai Carabinieri è stato, come di consueto, Graziano Lozzi, insieme ai militari della arma guidati dal comandante della compagnia di Pescara, il maggiore Monica Dallari. I giocattoli sono stati consegnati ai piccoli ricoverati in chirurgia pediatrica e oncologica, pediatria e oncoematologia pediatrica. Tanto l'entusiasmo da parte dei bimbi. Eh sì, tantissime novità. Innanzitutto abbiamo con noi i ragazzi di Coro in Gioco, di Voci in Gioco, che per la prima volta ci affiancano. E poi ci sarà questa bellissima donazione del pianoforte da parte dell'associazione Adimus con il maestro Silvio Feliciani per promuovere il progetto di un pianoforte in corsia e organizzare una serie di concerti nei reparti dell'ospedale. E oltremodo abbiamo i 20 anni, i nostri carabinieri che da tanti, tanti anni ci sono vicini. Voglio ricordare quanti bambini dicono ai carabinieri di essere felici e fortunati perché sono malati nel periodo di Babbo Natale carabiniere. Quindi questo ci fa capire che 20 anni di questa iniziativa sono proprio il massimo che potessimo aspettarci come associazione di volontariato e di beneficenza. E perché di beneficenza? Noi siamo molto vicini ai bambini e questa iniziativa, con nostri grandi e fedeli benefattori, con anche tutti i nostri volontari, servirà a raccogliere fondi per acquistare un ecografo per la sala parto dell'ospedale di Pescara, che voglio ricordare è il più grande centro di nascita della regione. Siamo con il maggiore Monica Dallari. Quando si dice l'arma vicina ai cittadini e anche ai bambini in questa situazione particolare, con tanto cuore e tanta solidarietà. Sì, l'arma è l'arma della famiglia, noi ci consideriamo una grande famiglia e quindi l'idea di poter aiutare, di regalare un sorriso a questi piccoli guerrieri, perché sono guerrieri, e ai loro genitori, per noi è un motivo di orgoglio. E da 20 anni facciamo parte di questo team proprio per cercare di fare nel nostro piccolo comunque la differenza, e la differenza è davvero anche solo il sorriso di un bambino che vede un Babbo Natale, vede un carabiniere in un ambiente magari diverso dal solito, e a quel punto noi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. E ci sono due testimonial di eccezione, sappiamo tutti di Alessandro Preziosi, che è un po' stato il cofondatore con te, diciamo, sì, di questa, sì. Della Dricesta. Oggi invece chi avremo? Oggi verrà come madrina Valeria Marini con Maurice Perez, che è molto vicino ai bambini in ospedale e quindi ha voluto, proprio si è offerto lui di partecipare a questa giornata. L'ha saputo e ci teneva a venire, addirittura non è tornato a casa dopo la puntata ieri sera del Grande Fratello, non è voluto tornare a casa per venire qui, e poi partirà domani per andare a fare gli allenamenti, perché sappiamo tutti che è ancora impegnato con la pallanuoto. Le associazioni sono mosse sempre da amore e da impegno, non solo dei volontari che aderiscono, ma soprattutto anche la Presidente. Questa Presidente è veramente di gran cuore, ci mette tanta passione, perché è giusto così.